pomeriggio, ultima intervista oggi a Verona. Io vado al Massimo Bike e siamo con il dottor Giovanni Marchegiani. Buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giovanni, grazie mille per l'organizzazione di stamattina. Siamo veramente felici, abbiamo sentito tanto calore da parte di voi medici. Ovviamente il Pancreas Center di Verona è sempre ti ingloba in un certo senso. Sì, è vero. Questa è una giornata davvero molto piena. Piena, piena, esatto, e comunque insomma, è stato un piacere veramente. E con te vogliamo parlare un attimo delle tue ricerche. E sappiamo appunto che ti occupi delle cisti pancreatiche, ce ne ha parlato prima il professor Salvia, ma tu sei anche molto tecnologico, quindi hai anche sviluppato una app che si chiama iCyst e vorremmo appunto che ci spiegassi un po' in generale delle cisti pancreatiche e di questa app. Grazie, grazie Federica. Allora, vengo subito al punto. Per noi clinici è diventato sempre più difficile, diciamo così, gestire la mole di ricerca che viene fatta e come integrarla nella pratica clinica. In particolare per evitare che ci siano delle disparità in termini di gestione, riteniamo che sia una vera e propria urgenza quella di uniformare il trattamento di patologie definite come rare da noi stessi nei libri di testo che scriviamo fino a qualche anno fa, ma che in realtà rare non sono, come le cisti al pancreas. Ecco, quindi un concetto di base che il fatto di fare un'app già ci dà è che sono, ahi noi, frequentissime le cisti al pancreas. Vengono, come è stato detto, diagnosticate incidentalmente e poi inizia così, un putpurrì di pareri, ma il barista di mia mamma, che è una personalità molto influente per i miei genitori, ha detto che. E insomma, ci sono purtroppo così, no, scherzi a parte, è un problema reale, nel senso che non si sa cosa siano, come gestirle, e si ha effettivamente un duplice rischio, vale a dire quello di sottovalutare delle affezioni che in realtà possono essere reali precursori del carcinoma pancreatico, quindi parliamo di forme realmente preneoplastiche, da altre forme che invece tali non sono, o meglio, hanno una biologia, esprimono una biologia davvero assimilabile al benigno, e quindi il rischio qui sarebbe l'overtrattamento, cioè il chirurgo che per, diciamo così, entusiasmo, così non facciamo, diciamo, niente di politically correct, si lancia in interventi importanti, gravosi, ne abbiamo parlato oggi, che invece non sarebbero richiesti, che si potrebbero evitare. Il chirurgo del pancreas è un chirurgo un po' anomalo, cioè sta bene anche fuori dalla sala operatoria, gli piace prendersi cura dei pazienti anche appunto senza bisturi in mano, e quindi questa è stata la premessa che ci ha mosso a sviluppare questo tool tecnologico per il clinico, quindi è dedicato dal general practitioner, al chirurgo, al gastroenterologo che lavora anche in centri non ad alto volume, ed è un progetto internazionale che ha ricevuto fondi da parte della United European Gastroenterology, quindi è un progetto veramente internazionale che abbiamo sviluppato col dottor Balduzzi, che è qui con noi dietro le telecamere, e tutte le, insomma, fondamentalmente gli esponenti qui del centro Pancreas a Verona. Vengo al dunque, non è un segreto che le linee guida sono anche politica, È vero. quindi a volte una policy rispetto a un'altra può celare degli interessi dove probabilmente, ecco, la salute della persona non è proprio al centro, e quindi mossi da questa volontà così, di fare giustizia, abbiamo smascherato queste linee guida mostrando anche le loro incongruenze, non ci nascondiamo di dirlo. E da un lato le linee guida ci proteggono, quindi fanno sì, mi viene in mente la metafora dei vaccini, che la popolazione generale sia protetta, in modo però non scevro da possibili effetti collaterali, che speriamo essere ovviamente nella quota minore possibile. Quindi questa app permette al medico di valutare la cisti in maniera totalmente oggettiva e tutti insomma nello stesso modo, e quindi in questo modo anche la collezione dei dati sarà molto più omogenea e molto più. Hai detto bene, la cisti in modo oggettiva, però davanti poi c'è una persona, no? C'è un paziente, quindi Assolutamente. l'integrazione, cioè il medico resta ovviamente come figura centrale, perché al di là di quello che l'app ti aiuta ad avere come dato, come policy della linea guida, poi c'è la persona che è più importante della cisti ancora, e quindi ecco che l'integrazione tra la linea guida e cosa è giusto fare rimane di pertinenza del medico, che deve saper fare questa non facile integrazione.
E sono scelte difficili, sai Fede, perché molto spesso noi ci ritroviamo anche grazie alla iperinformazione che si può trovare su Google, pazienti famosi che insomma così parlano giustamente anche del loro vissuto, che le persone arrivano con una diagnosi in mano. E ti chiedono perché, dottore, non mi opera, ad esempio, può sembrare paradossale, però a volte dobbiamo giustificare perché invece una condotta osservazionale, quindi conservativa, è da preferirsi a un approccio chirurgico aggressivo. Ecco, io penso che sia un argomento un po' difficile da trattare con i pazienti, è un po' come dire hai una mutazione, non vuol dire che avrai la malattia. Quindi anche la cisti, sapere di avere una cisti comporta insomma una serie di ansie da parte del paziente e quindi anche voi so che fate un lavoro molto importante dal punto di vista dell'informazione corretta, ma anche dal punto di vista del psicologico, no? Di cercare insomma, far capire al paziente che avere una cista non vuol dire che ti viene il tumore al pancreas, però allo stesso tempo, come dice sempre il dottor Paiella, controllarsi vuol dire volersi bene. E Vero, verissimo, e i quindi. lavori integrati con la nostra psicologa ci dicono che c'è un vero e proprio fardello, c'è cioè uno zainetto con cui le persone che hanno una cisti convivono, che poi si manifesta nel momento del controllo, no? Nella risonanza magnetica o appunto della visita, e questo fardello non è assolutamente secondario, va tenuto in considerazione, fa parte, ahimè, del pacchetto completo appunto dell'avere una cisti e deve essere tenuto in considerazione questo peso psicologico quando come dei mattoncini mettiamo i pro e i contro di quello che dobbiamo fare persona per persona. Ognuno di noi ha un vissuto di malattia diverso e chiaramente questo nella valutazione medica deve essere sempre tenuto in considerazione. Ecco, questo è un'app, fa fatica, diciamo, a crearci. Grazie, dottore. Vorrei parlare di un altro argomento che non è proprio medico, ma c'entra molto con la medicina, è quello che fate voi ricercatori anche, ed è quello della comunicazione nella scienza. Dottor Marchegiani, lei è molto bravo a comunicare tramite social argomenti che sono molto ostici non solo per i pazienti ma anche per medici che non fanno altre cose e quindi io le faccio i complimenti prima di tutto perché come le dicevo l'altro giorno io la mattina mi sveglio e apro Twitter e guardo i suoi tweet e quindi so già quello che devo sapere sul tumore al pancreas per la giornata. Quindi la quantità di informazione che lei e di tempo che ci mette insomma in questo aspetto che non è sicuramente da trascurare è incredibile e la ringraziamo per questo perché aiuta noi associazioni che insomma dobbiamo capire i vari aspetti della malattia, aiuta anche ovviamente i pazienti, aiuta anche altri medici che insomma sono giusto interessati all'argomento. Come ha sviluppato questa passione? Un po', vabbè, ce l'ha naturalmente, lo vediamo da come parla e da come si pone di fronte ai pazienti, ma come nasce insomma questa passione? No, hai toccato un punto assolutamente importantissimo, tant'è vero che anche a alcune conferenze di quest'anno ci hanno chiesto appunto come gruppo di dare il nostro contributo su tematiche come queste. È inutile negarselo, tutti noi ormai abbiamo un rapporto assolutamente inscindibile con queste piattaforme che sono andate a sostituire anche in gran parte i mezzi di comunicazione storici. Tradizionali. C'è una grandissima accessibilità a queste piattaforme che è chiaramente un vantaggio, la loro immediatezza nella comunicazione, la loro fruibilità. E proprio per preparare queste relazioni ho studiato un po' di dati ufficiali ed è pazzesco, veramente 10 anni fa nessuno avrebbe immaginato i minuti che passiamo su queste piattaforme, tutti noi. Vabbè, il mio telefono me lo dice tutti i Sì, ecco, te lo giorni. ricorda. Adesso troverò anche modo di farti svegliare con altre cose che non sono il mio Twitter, così hai il tuo inizio giornata è migliore di sicuro. No, in generale, quindi negare l'importanza non si può. Noi stessi abbiamo a Verona, il dottor Malleo ed io, proprio messo in piedi la pagina Facebook del nostro centro che ai tempi, si parla di fine 2011-2012, era la prima È in vero, assoluto, era è una vero. pagina quasi sperimentale.
sono diventati poi dei mezzi per intanto avvicinarci ai pazienti. Però attenzione, perché ogni canale comunicativo ha i suoi benefici e rischi. Assolutamente, quindi ci si espone a tante possibili conseguenze, quindi bisogna intanto essere responsabili di quello che si pubblica. Quindi mi viene da dire what happens on socials non rimane nei social, no. Per me questa frase, cioè nel senso bisogna metterci la faccia, la responsabilità, quindi i contenuti se vengono da una determinata fonte devono essere certificati, e questo chiaramente è un sinonimo anche poi di qualità del dato che viene tramandato, perché la grande problematica di queste piattaforme è appunto andare incontro alla sindrome di Vannamarchi, nel senso cioè è possibile andare a reperire tantissime informazioni, ma poi chi garantisce la veridicità di queste informazioni? Quindi noi qui ovviamente la faccia ce la mettiamo, e quando decidiamo che contenuti mettere sappiamo anche poi garantirne l'origine e la fonte. Però poi c'è anche il discorso appunto legato al comunicare con voi, al comunicare con i pazienti, che richiede tempo. Quindi questo non è un divertissement. Assolutamente, lo so, perché come responsabile della fondazione ho lo stesso problema, nel senso la stessa responsabilità. Ed è importante comunicare giusto e insomma ci devi perdere un sacco di tempo, quindi certo. Lo sappiamo, è un lavoro parallelo. È un investimento, è un lavoro parallelo che va fatto appunto con passione ma anche con professionalità. Che ne dica mia mamma, non è un gioco, esatto. È una perdita di tempo. Allora ti faccio ancora due domande sempre sulla la comunicazione. Negli Stati Uniti tanti pazienti si stanno spostando da Facebook a Twitter, perché su Twitter ci sono tanti clinici, quindi è una piattaforma diciamo un po' più professionale. Perché Facebook per noi è sempre stato il primo canale di comunicazione con i pazienti, per l'età di solito, sì. Quindi le persone insomma dai 50 in su sono abituate a usare, anche io comunque, sono abituate a usare Facebook invece che Twitter. Tu vedi che succederà una cosa del genere anche in Italia? In genere noi siamo molto bravi a diciamo ripercorrere quello che avviene oltreoceano con qualche anno di differenza, quindi non lo so prevedere, è possibile che sì, che avvenga. Sono anche poi però, devo dire, fenomeni che si autolimitano, sai Fede, perché qualche anno fa sembrava che anche Instagram dovesse esplodere per quanto riguarda il mondo scientifico, così non è stato, le principali riviste scientifiche hanno i domini anche su Instagram, mi risulta difficile vedere l'utilità di una fotografia di un bel paesaggio piuttosto che di un abstract scientifico, quindi sono anche cose che vanno poi modulate così in base alla realtà di cui stiamo parlando. Io credo che non sia necessario per un paziente avere un account Twitter per avere informazioni appunto dettagliate, e dovremmo essere noi medici in primis a fornire informazioni certificate e chiare e accessibili. E è una piattaforma sicuramente interessante, secondo me trova ad oggi la sua principale attrattiva per gli addetti ai lavori, per rimanere aggiornati, per scambiare opinioni, ci sono i thread in cui si possono anche così scambiare vere e proprie pareri e fare discussioni virtuali, però ecco anche qui non credo che siamo arrivati al punto per cui è tramite Twitter che riesco a trovare ecco, un parere nella vita diciamo così clinica di tutti i giorni. Ecco, benissimo, grazie. Ultima domanda, sempre sulla comunicazione. Sappiamo che nell'ultimo periodo, grazie alla sensibilizzazione sul tumore al pancreas fatta da Fedez, siamo riusciti ad arrivare a comunicare anche con persone molto più giovani, ok? Quindi, come sai, la parola pancreas la si trovava dappertutto. Certo. E per noi associazioni in realtà è un bene, perché finalmente se ne parla. E quindi io mi metto nei panni di un giovane che va a sentirsi i concerti di Fedez che dice: ah, ha avuto un tumore al pancreas, ah, dov'è il mio pancreas? Allora, quello che mi viene da pensare è come comunichiamo con questi giovani. Tu facevi l'esempio di Instagram. Instagram, sono d'accordo con te, va bene per descrivere il progetto di sensibilizzazione. Io vado al massimo bike perché percorriamo dei posti fantastici e insomma riusciamo a informare i nostri sostenitori e raccogliere fondi.
Ma come facciamo per arrivare proprio a queste generazioni? Noi stiamo già pensando alla campagna di sensibilizzazione per novembre, ovviamente. E come facciamo ad arrivare ai giovani? Hai qualche suggerimento? No, allora, guarda, ti dico che per la nostra esperienza, per dire anche, hai nominato tu appunto questo cantante famoso, e adesso l'anamnesi di un paziente che viene con un tumore nell'endocrino dura una frase: ho la malattia di Fedez. Quindi questo è stato sicuramente una prima, diciamo così, ricaduta di immagine positiva, per quanto poi ha i suoi aspetti anche, diciamo, meno positivi, nella misura in cui è chiaro che a quel punto, se diviene canone, chiunque devi da quel tipo di trattamento si chiede perché. Quindi ancora una volta potremmo fare un po' una riflessione più che altro sulla società in cui viviamo, ecco, più che sui tumori neuroendocrini del pancreas. Intanto lo diciamo spesso: fare rumore, fare casino su questa cosa è importantissima, perché noi ci sentiamo veramente i fratellastri di altre patologie oncologiche ben più conosciute. Quindi siamo veramente in una fase in cui esserci, sapere che la parola, l'hashtag pancreas viene fuori, è ancora ovviamente una cosa buona, perché ci fa uscire, ci fa venire fuori, ci fa emergere, ci fa bussare alle porte giuste, ci fa avere più ovviamente credibilità nei confronti di chi deve finanziare la ricerca. Però ecco, questo è solo un primo passo, nel senso che poi da lì, con la nostra competenza, la nostra credibilità e la rete quindi che costruiamo in Italia e all'estero, dobbiamo ovviamente poi porci con dei progetti validi per portare poi a un avanzamento anche da un punto di vista clinica e chirurgica. Lo vedo come un primo step, lo vedo come un primo passo, che il giovane sappia che Fedez ha avuto un tumore del pancreas, mi va benissimo. Non tanto perché è il suo idolo e quindi perché appunto vede le foto con la cicatrice, ma perché sa che il pancreas esiste. Però ecco, questo deve essere assolutamente poi seguito da un altro tipo di campagna dove si passi appunto dalla sensibilizzazione all'azione. E noi ce la mettiamo tutta, noi tutti Grazie siamo qua giorno e notte per questo. mille Giovanni, è sempre un piacere parlare con te, Grazie a te, grazie. davvero, e grazie a tutti. Grazie, ciao ciao. Ciao ciao.